Buongiorno, oggi vi parla il mio avatar. Di che cosa? Parliamo oggi di evidentemente il momento di successo che ha il vintage nei diversi aspetti della vita. Oggi parleremo di alcuni temi, sono soltanto alcuni dei temi che riguardano il vintage, e poi questi temi li approfondiremo in un secondo momento, magari puntualmente per ogni singolo argomento. Avrete sicuramente notato come negli ultimi anni le automobili si stiano sempre di più ispirando, addirittura con specifici rifacimenti, a quelli che sono i miti del passato, ovvero auto di importante storia e di grandissimo successo. Alle volte la semplice ispirazione, come nel caso della Rolls-Royce della foto precedente, in altri casi addirittura dei rifacimenti. È successo per la Mini Minor, è successo per la 500, è successo per il Maggiolone e adesso a brevissimo succederà per la mitica R4. Avviene nella moda ed avviene negli accessori. Sta accadendo per quanto riguarda il settore delle moto, sempre più moto d'epoca vengono vendute e utilizzate e sempre più nuove moto si ispirano, in alcuni casi addirittura copiano in maniera brutale, quelle che sono le moto del passato. Di conseguenza, per i motociclisti che preferiscono lo stile vintage, sia perché utilizzano delle moto effettivamente d'epoca, che perché comprano, acquistano, utilizzano delle moto, chiamiamole, clonate, moto attuali che si ispirano alle forme degli anni 60 e 70, per loro vengono realizzati poi di conseguenza anche degli accessori come caschi, guanti, giubbotti di pelle che servono per rimanere coerenti con questa linea. Frequentando i poligoni di tiro si incontra sempre più spesso gente che utilizza armi della prima o della seconda guerra mondiale e comunque le cosiddette ex ordinanza, che addirittura per le quali addirittura si arriva a fare dei campionati dedicati a queste armi in maniera specifica. Per quanto possano essere affascinanti le moto, chiedo scusa, le armi moderne, sicuramente la precisione, l'affidabilità e la comodità di uso di una Glock come questa, beh, assolutamente non possono paragonarsi in termini di bellezza a delle armi che hanno perlomeno un look sicuramente più classico come questo revolver. È uno dei settori che da sempre si ispira e rinnova la tradizione delle forme classiche, è sicuramente quello degli orologi da polso. Esistono dei modelli che sono di fatto in produzione dagli inizi del secolo, chiaramente magari avendo modificato le tecnologie, nel caso dei meccanici neppure più di tanto. E comunque anche sempre nuove produzioni si richiamano in maniera significativa a quelli che sono i canoni del tradizionale e del vintage.
Al di là dei gusti personali, penso che la differenza in termini di look, considerando che l'orologio non è più uno strumento, ma è sempre di più l'unico gioiello che l'uomo può portare, si diceva la differenza di look, la differenza di gusto tra un orologio tradizionale, un grande classico, come può essere questo Rolex, oppure questo Zenith, il cosiddetto Presidente Kennedy, e un utilissimo e validissimo smartwatch, ripeto, la differenza mi sembra inoppugnabile. Viene da domandarsi perché tutto questo. Nella mia personale opinione, tutto questo è dovuto al fatto che c'è, al di là della normale nostalgia per quelli che potevano essere i tempi di quando si era giovane o per i ricordi dei propri cari, i propri genitori, eccetera, ma al di là di tutto la vera nostalgia nei confronti di periodi in cui le cose avevano un maggior valore. L'orologio rimaneva per tutta la vita, un'automobile si teneva per decine di anni, la moto che compravi da ragazzo con sacrifici, poi torni a cercarla nelle occasioni per poterla ricomprare, per poterla avere nuovamente. E, oltre al gusto di fare le cose in maniera differente, oltre all'orgoglio da parte di chi le produceva per i prodotti che venivano realizzati, che non erano realizzati in modo industriale, in milioni di copie per tutti quanti, e non era un problema di esclusività o di costi, ma era proprio un problema di scelte legate a un oggetto che poi coincideva con la propria personalità. Ebbene, tutto questo fa sì che sempre di più il vintage, o richiamo al vintage, sia un sentimento diffuso, sia una cosa di cui si sente sempre più il bisogno, come si sente il bisogno di ritrovare lo spazio e il tempo per le cose che più ci danno piacere. Che enorme differenza esiste tra una di decine di sigarette fumate di corsa nervosamente senza neanche accorgersi e il piacere rilassato di godersi un buon sigaro, Havana, Toscano, non c'è problema, magari degustando un liquore importante, dedicandosi nel corso della giornata quei pochi minuti, magari in alcuni casi anche di più di pochi, per poter stare tranquilli, per poter non pensare alle cose che ci disturbano quotidianamente, per potersi rilassare e potersi godere uno dei piaceri della vita. Ok, l'ultimo esempio è un po' forte, Scarface. Comunque, anche in una vita così pericolosa ci vogliono dei momenti di rilassamento, dei momenti in cui valutare ciò che vale veramente nella vita. Questo, a mio avviso, è il motivo per cui il vintage è così di moda. Se vogliamo, è quasi un assurdo, cioè il vintage per definizione dovrebbe essere fuori moda, ma è un modo per recuperare, come si diceva, quelli che sono i valori più importanti. Spero di non avervi annoiato e di rivedervi presto. Grazie per l'attenzione.